Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 48esimo episodio della nostra Master League con la Roma. Signori, io sono Maullo e oggi siamo qui per affrontare una nuova sfida. Scorso video abbiamo comprato Davids e abbiamo pareggiato contro il Buenos Aires, terzo in classifica, e riacciuffando il pareggio in maniera molto sofferta. E oggi niente, siamo pronti signori per scendere in campo e affrontare la nuova sfida di oggi. Detto questo, signori, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto, e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Detto questo, procediamo con l'incontro di oggi, che ci vede contro. Ora lo andremo a scoprire subito perché vediamo un attimino. Infatti, qui devo un attimino ricaricare tutto. Contro la Juventus, signori. Oggi si gioca contro la Juve. All'andata l'abbiamo vinta la partita contro la Juve. Vediamo ora al ritorno cosa succederà. Lui ha caricato la squadra, perfetto. In teoria Babangida è rotto, non è vero? Cazzarola, Babangida è rotto, sì, perfetto. Quindi non possiamo schierarlo titolare. Andiamo a mettere allora Espimas su quella fascia, mi sta anche bene, anche bene. Cafu sulla destra, Totti Vorlanden, al posto di Vorlanden gioca un certo Davids. Stojkovic sulla tre quarti, ok. Henry, Jorni e Semau per forza perché non abbiamo gli esterni. Facciamo una prova, signori. Proviamo a mettere Totti lì e al posto di Stojkovic ci mettiamo Vorlanden, signori. Facciamo un tentativo. Male che vada, il secondo tempo invertiamo, ritornano i ruoli quelli consoni, i ruoli consoni. Vediamo un attimino di portarci a casa una bella vittoria pure contro la Juve. Non sarebbe male, non sarebbe male, anche perché, signori, come ho detto nello scorso video, ripeto, Stojkovic sì, buon giocatore, si è creato certe partite, mi ha dato dei buoni input, però, signori, mi sa che siamo alla ricerca di un nuovo. Il prossimo acquisto potrebbe essere un trequartista, signori. Il prossimo acquisto potrebbe essere il trequartista da prendere al posto di Stojkovic. Prossimo acquisto, sì, ho detto giusto. Prossimo acquisto, Davids, bravissimo nel movimento. Davids, Totti, 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 Totti. Ancora, se ti batti, ribatti. Potremmo andare a prendere un nome importante. Potremmo anche andare a prendere magari qualcuno di meno conosciuto. Jorni, attenzione, parte lui. Jorni, ci muoviamo male. Ci muoviamo male. Attenzione alla Juve che ha giocatori. Fallo di Valeri e l'arbitro dimostra subito il cartellino giallo. Sul numero 8 chi era? Conte? Era Conte il numero 8 della Juve ai tempi. Attenzione, la palla è lì. Attenzione, la palla è lì. Del Piero. Fa fuori il difensore. Attenzione, fuori gioco. Fuori gioco di Alex Del Piero. Potremmo anche valutare un Del Piero. No, Del Piero. No, mamma mia, che brutta palla. Meno male che ci abbiamo Davids che corre come una cosa impressionante. Attenzione, Semau che è tornato su quella fascia. Non chiedetemi perché sia capitano ancora. Semau, non lo so. Questo non riusciamo. Vedete, il cross non riesco mai. Davids, non riesco mai nei cross a trovare il giocatore libero. C'è stata una partita che siamo riusciti a fare dei gol di testa, signori. Una sola, però. Siamo sul limite. Nel rientrare è stato più veloce di noi. Nel rientrare è stato più veloce. Riusciamo a levargliela? Dico, non è difficile. Porca miseria. Ancora. Mamma mia, che pressing della Juve, impressionante. Un pressing impressionante della Roma e della Juve. Che giustamente dopo la sconfitta della partita d'andata, dopo che. Qualcuno mi spiega perché c'è Conceição alla Juve. Conceição, sì, è Conceição. Attenzione, Jorni, Jorni, Jorni. Dopo che appunto anche l'acquisto di Davids, che è passato alla Roma dalla Juve, la Juve ha un pochino il dente avvelenato nei confronti della Roma. Mamma mia, che fallo di Espimas. Che anche lui si becca il giallo. Fallo su Zidane. Punizione di Del Piero. Attenzione, la vedo male. La vedo brutta. Mamma mia, Ivanov cosa ha salvato. Turam. Santo Ivanov da Roma. Attenzione, la Roma però riparte con Jorni. Jorni alle praterie. Jorni alle praterie. Jorni e ne approfitta. Jorni alle praterie. Riesce a rientrare. Jorni. Calcio d'angolo. C'era rimesso bene? No, era completamente. Dava anche alle spalle. Cafu per Vorlanden che riesce a girarsi. Vorlanden che cerca Henry, che inquadra la porta. Che sembra un rigore. Rigore e cartellino giallo per Ferrara. Calcio di rigore. Semao finalmente fa una cosa buona. Attenzione, Totti. Totti contro Van der Sar. Totti!
Francesco! Totti sul rigore! Non gli fa il cucchiaio, ma lo spiazza in maniera decisiva. No, non tanto, ci sta andando, ci sta arrivando Van der Sar. Van der Sar. Tutto questo Roma 1, Juve 0. Roma 1, Juve 0, rigore. Sul rigore di Francesco Totti. Sul rigore di Francesco Totti. Attenzione a Valeri. Attenzione a Valeri che si fa superare. Che palla in calcio d'angolo al 25esimo. Pallone nei piedi di Del Piero. Dalla bandierina. Parte il traversone. Anticipo di testa buono. Però la Roma, la Juve è ancora lì. Ma noi riusciamo a uscirne bene con Vorlanden. Che cerca un Semao selvaggio sulla fascia. Che riottiene il pallone ed è partito Semao, è partito Semao, non lo fermi più, Semao, 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 Semao che cerca Ri, palla su, cosa stava entrando signori, Davids, 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 con Sesao, Totti, 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 chiuso, attenzione, la Juve non ha più la forza di prima signori, ha accusato il colpo la Juve ha accusato il colpo, e Giorni sa che ne va a approfittarne ora. Giorni, 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 calcio d'angolo. Calcio d'angolo al 31esimo. Cafu, Cafu per Vorlanden che si gira. Vorlanden, Vorlanden. Cerca Ri che si gira. Terry Henry 2-0 della Roma sulla Juve. Tra l'altro ci stava per essere un bruttissimo fallo su Henry. Un bruttissimo fallo su Henry. Guardate, guardate, guardate. Che stava per causare se non un altro rigore di Conte, signori. Non è riuscito a prenderlo di pochissimo. Di pochissimo. 2-0 della Roma sulla Juve. 2-0 della Roma sulla Juve. Totti sul rigore e Thierry Henry su azione. Mandano forse alla fine del primo tempo la squadra romana in vantaggio di 2-0. E questa è tanta roba, signori. E questa è tanta roba. E questa è tanta roba. Attenzione, attenzione, ancora. Con Sessao, cerca di tenere il pallone. Bello quell'intervento di Totti, 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 Totti. Che lancia Semao, l'ho visto completamente libero. Semao, 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 ha fatto fuori Montero. Semao, 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 è riuscito a entrare. No, aveva preso un pestone da dietro Semao. Che l'arbitro non ha fischiato. L'arbitro, vabbè, ci ha dato un rigore, sì, ci ha dato un rigore, però... Sta un po' dormendo sui vari falli. Davids, 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 aspetta. Semao, Semao che riesce a partire. Semao che la passa indietro. No. Perché non riesco a fare gli anticipi? Io non lo capisco. Grandissimo Valeri che vede Totti. Che vede Totti, che vede Totti, che vede Totti. Che non vede nessuno praticamente. Sbaglia completamente. Sbaglia completamente il movimento. Attenzione. Pallone aperto. Grande pallone ancora Valeri. La mette giù Vorlanden, Vorlanden per Totti, 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 Totti per Giorni, Giorni, Giorni che se l'allunga di un niente. Ancora grandissimo Espimas nei minuti di recupero per Giorni, 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 Giorni che non riesce a crearsi lo spazio per il movimento. Mi sta piacendo il Totti trequartista, Vorlanden, Vorlanden, Vorlanden per Giorni, Giorni per Henry che si crea lo spazio. Mannaggia, e finisce qui il primo tempo. Finisce il primo tempo, signori, devo dirvi, Davids e Vorlanden davanti la difesa mi piacciono, e Totti trequartista può funzionare, signori, Totti trequartista può funzionare, Semao, 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 ancora il pallone per lui, Semao, 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 questa volta non arriva fino in fondo, Semao, Semao, sa di dover rientrare, pallone all'indietro per Vorlanden che prova la botta. Semao, giustamente, è abituato a giocare la difesa... Da terzino sa di dover guardare troppo, sa di dover guardare indietro. Attenzione, la Juve fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Al quinto minuto del secondo tempo, buttala sotto perché se la butto vicino a Capaio sicuramente perdiamo sto pallone. Come appena succede, no, che brutto fallo. Il numero 11 chi è? Vorlanden si becca il giallo. Punizione, Ferrara. Ferrara, attenzione, 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 la Juve continua a lottare, vuole, dai, no, Vorlanden è espulso, ma porca miseria, ma c'è, non ci posso credere, cosa avevo finito di dire nel primo tempo, signori, abbiamo trovato un buon equilibrio con Vorlanden e Davids davanti alla difesa e riusciamo a fare filtro e funziona praticamente. Prossima partita non ci sarà Vorlanden, signori. Prossima partita non ci sarà Vorlanden. Porca mannaggia di una miseria infame, oh.
A me a quando parlo, se mau, spero torni però il nostro amico Babangida, che sarebbe comunque un buon rientro. Attenzione, se mau, no, ma brutto il passaggio questo, giorni in recupero, Totti manda al bar con Seisao che vede Enrique, il manda se mau che però dorme. Semao, non. Anche Semao, signori, anche Semao mi sa che si andrà a fare presto presto un bel giro al bar. Attenzione, lanciato Totti! Bello l'1-2. Tra Henry e Totti. Attenzione, forse Semao! Ci ha provato, ma non ci è riuscito. No, vabbè. Brutto fallo di Henry. Dritto sulla gamba. Cartellino giallo anche per lui. Vediamo se mi devono buttare fuori Henry. Dica, la prossima partita la giochiamo con Castolo. Dico, io a voi sto guardando. Totti si crea lo spazio, manda al bar con Cesao. Totti, 1-2. Il pallone gli arriva. Totti ostacolato. Al 18esimo. Rimessa laterale, Semao cerca Cafu. Cafu che la butta in mezzo. Giorni non ci arriva di testa. La palla però, attenzione, arriva a Totti che si gira, prova il tiro cercando l'angolino. Avremmo potuto cercare forse un Thierry Henry messo meglio, ma signori, nel momento concitato non ho fatto caso. Guarda ancora Totti che recupera il pallone. Totti vuol far vedere. Totti per Semau. Niente, lì era da mandare in profondità Semau. E non fare l'1-2, che non serviva praticamente a niente questo 1-2. Attenzione, Thuram. Cercato Semau, che cerca Davids, che perde il pallone giustamente chiuso fra 8, però fuori gioco. Fuori gioco di Zambrotta. Attenzione, pallone giocato lì. Cafu. C'avevi Asemao libero. Io capisco che non è di tutta questa sicurezza, però attenzione, Asemao che recupera un gran pallone. Asemao, Totti. Asemao. Non riusciamo. Attenzione, grandissimo Turam. Guarda, ci manca solo che mi butta fuori Turam. Da farlo da ultimo uomo, Totti, lancia Semao, è entrato troppo presto, Semao, altro fallo bruttissimo su Semao, giallo per Giuliano, Semao si alza per fortuna, grandi, gli aveva fatto il numero, fuori con Seisao, dentro Olsen, che vedevo di signore, proviamo a metterlo al centro, pallone buttato al centro, Henry, non ci arriva, ci arriva Thuram però dopo che prova un tiro. Bruttino, bruttino di Thuram, poteva angolarlo meglio, non ci ha creduto più di tanto il francese. Attenzione ancora, Semao, se hai voglia di andare sul pallone però, se non c'è voglia no, Cafu deve andare a chiudere, deve andare a ripiegare su Zambrotta. Grandissimo l'intervento, attenzione al limite, mamma mia Cafu, pendolino Cafu signori, Totti però poi perde il pallone, Davids non ci arriva, attenzione al limite dell'area, calcio d'angolo per la Juve. Calcio d'angolo per la Juve, Del Piero dalla bandierina, parte traversone, pallone messo fuori, attenzione ancora Davids, la tocca con calma, non buttiamo fuori sto pallone, crediamoci, Davids con calma ne esce benissimo, Davids lancia Semau che ha le praterie, Semau contro attacchi Nardi, Semau contro attacchi Nardi, Semau la sterza, Semau guadagna un calcio d'angolo. La sterzata di Semao e poi il tiro completamente sbilengo, però va bene. Cafu dalla bandierina per Davids che vuole il primo gol con la maglia della Roma. Becca un giocatore della Juve in pieno petto. E la Juve riesce a ripartire, attenzione con Del Piero, attenzione Del Piero contro Valeri, Del Piero vabbè. 2-1 della Juve. Gol di Pippo Inzaghi, 2-1 della Juve, gol di Pippo Inzaghi, completamente solo in area di rigore. C'era poco da fare, signori. C'era decisamente poco da fare. Al 39esimo. Stiamo attenti che la Juve potrebbe prendere coraggio. Potrebbe prendere coraggio ed è quello che noi dobbiamo evitare. Ecco. Inizia a balbettare pure. Attenzione. Attenzione. Zidane contro Davids. Zidane contro Davids. Fermato Zidane. Da Cafu, ancora una rimessa laterale per la Juve. Ancora una rimessa laterale della Juve. Attenzione, no, perché Zambrotta è completamente solo? Inzaghi, attenzione, mamma mia,
Non so chi sia stato a tirare Olise. Guarda come ha anticipato Totti, Olise. Porca miseria. Espimas si allarga e cerca Jorni. Jorni che deve semplicemente tenerla. Jorni invece la butta fuori. Jorni. Rimessa laterale per la Juve. Sofferenza negli ultimi minuti. Sofferenza negli ultimi minuti. Zidane. Valeri riconquista il pallone con molta calma. Valeri cerca Jorni che finisce qui. La Roma batte la Juve 2 a 1. Gol sul rigore di Totti e poi Henry. Signori, oh, 13 tiri a 5. Porca miseria. Real Madrid batte il Leeds. Ok, l'Inter perde contro il Marsiglia. Mizzeca, quindi comunque sul Real manteniamo gli stessi punti, gli stessa distanza. Il Barcellona perde contro la Lazio, signori, scontro 2. La Lazio non perde di un centimetro. La Lazio non perde, non perde di un centimetro, signori. Totti e Harry su assist di Forlanden, che poi purtroppo si è fatto buttare fuori per doppio cartellino giallo. Però ci portiamo a casa altri 3 punti importanti. Saliamo a quota 19 punti per eventuali acquisti. E rimaniamo in testa a 39 punti insieme alla Lazio, signori. In testa a testa, in testa a testa. Real a 36, Buenos Aires si ferma a 33. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vediamo un attimino. Assi, gol, Arria 19, Elber continua a segnare in una maniera impressionante e continua a essere là sopra. Invece, classifica assist, Babangida a 13, primo. Forlanden ha 5 assist, incredibile. Il nostro secondo miglior assist man, Forlanden. E poi più giù ci sono Henry e Totti con 4 e basta. E invece gol a parte Henry a 19, Babangida con 8 e basta, e basta. Va bene, signori, detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!